Chi è riuscito a bloccare il fotogramma fantasma nella recensione precedente sapeva che avrei trattato di questo film, anche perché è uscito poco prima rispetto a Bug's Life nelle sale. E tra l'altro c'è stato un contenzioso non molto chiaro tra DreamWorks e Pixar. Per la regia di Eric Darnell e Tim Johnson siamo di fronte a Zitta la formica. E appena inizia il film, partiamo subito in quarta con l'antropomorfismo, con una formica che dallo psichiatra si lamenta del non poter essere un singolo in una colonia di suoi simili. Qui forse siamo addirittura al meta-antropomorfismo, aiutato anche dal fatto che questa formica è doppiata da Woody Allen. Gli unici personaggi che ho sentito fare a Woody Allen sono quelli nevrotici, complessati e sindacalisti. Far fare un personaggio del genere ad una formica è sia una puttanata entomologica che un colpo di genio autoriale. Zeta è la formica protagonista, vogliosa di poter decidere per se stesso e poter cambiare lavoro. Solo Woody Allen poteva doppiarla e, in italiano, il suo doppiatore storico, e cioè Oreste Lionello. Veniamo poi a conoscere Weaver, una grossa formica guerriera amica di Zeta, che ha una fattezza familiare. Infatti in originale è doppiato da Sylvester Stallone, mentre in italiano dal doppiatore storico di Stallone, cioè Ferruccio Amendola. E poco dopo vediamo la regina della colonia salutare amorevolmente la sua progenie, prima che questa venga instradata verso il lavoro che manterrà per tutta la vita. Come lo facciano non si capisce molto bene, però questo è vero anche per le formiche reali, dato che i metodi per assegnare la casta a una formica sono diversi, vanno dall'alimentazione che viene fornita a una larva alla presenza, alla quantità di un certo ormone nella colonia. Come in A Bug's Life è presente una principessa di nome Bala, che sarà la causa scatenante della fuga di Zeta verso la ricerca di Insettopia. Ma veniamo all'antagonista di turno, e cioè il generale Mandibola. E proprio grazie a questo personaggio ho capito perché tutte le formiche presenti e anche gli altri insetti che vediamo nel film sono dotati di 6 zampe. Dato che il cattivo, in un certo qual modo, è un parente del protagonista, non potevano differenziarlo e renderlo più cattivo tramite un numero diverso di arti. Quindi hanno deciso di dare a tutti quanti lo stesso numero di zampe. In questo film hanno puntato soprattutto sull'aspetto e le espressioni facciali dei personaggi, per renderli empatici con il pubblico e rendendoli anche vicini alle forme dei loro doppiatori. Ma passiamo oltre. E arriviamo alla birra d'afide, che viene data nel bar delle formiche. La cosa torna, visto che abbiamo visto come molte formiche usino gli afidi come delle vere e proprie mucche. E qui inoltre si parla proprio di popò di afide, quindi tutto torna. Zeta, innamoratosi della principessa Bala con cui ha ballato al bar, chiede a Weaver di fare un cambio per poter andare alla parata militare e poterla rivedere. Questo però lo porterà sul campo di battaglia contro le termiti. E ora parliamo di queste termiti. Quando ho visto queste scene pensavo di essere su Starship Troopers, delle termiti larviformi che spruzzano acido dalla testa. Le termiti in realtà hanno uno sviluppo emimetabolo, quindi non ci sono larve né pupe, ma solo ninfe che tramite varie metamorfosi arriveranno allo stadio adulto. In effetti esistono delle termiti, e sto parlando dei guerrieri della sottofamiglia Nasuti Termitine, che hanno una struttura tubolare situata sopra la testa, con la quale, chiamata Nasus, con la quale spruzzano una sostanza appiccicosa verso i nemici. Dunque, delle termiti del genere in effetti esistono, solo che in realtà non spruzzano dell'acido, ma una sostanza appiccicosa. Il nostro protagonista a questo punto rapisce la principessa e cade fuori dal nido. Qui la principessa, inavvertitamente, camminerà sopra all'addome di una mantide, che si limita a guardarla male. Fossimo stati nella realtà, la mantide ci avrebbe messo mezzo secondo a mangiarsela. A questo punto facciamo la conoscenza di Chip e Muffy, una coppia di vespe un po' altolocate. E dopo l'ecatombe delle termiti, vediamo la morte di Muffy,
schiacciata da una paletta vibrata da un umano. La cosa simpatica è che dopo vedremo Chip intento a ubriacarsi per affogare i dispiaceri nell'alcol in una bottiglia di scotch. E in effetti gli imenotteri, come possono essere calabroni e altre vespe, amano i liquidi fermentati esattamente come la birra e lo scotch. Questa sembra una coppia di vespe vasaie, il genere Scelifron, e il maschio in realtà non dovrebbe avere vita molto lunga, dato che serve a fecondare la femmina e non ha più nessuna utilità, e tra l'altro quella fecondazione basterà alla femmina per tutta la vita. Siamo arrivati al finale e le macchinazioni del generale Mandibola vengono alla luce. Qui vediamo, come avevamo visto all'inizio del film, dove le formiche avevano creato una sorta di palla da demolizioni, che queste formiche sono appunto brave a costruire e cominciano con il costruire una scala che le porterà poi in salvo fuori dal nido. Questa caratteristica, questa attività, la possiamo vedere nelle formiche di fuoco, delle formiche reali ed effettive, che sono in grado di creare delle zattere e dei ponti. Però queste formiche sinceramente non mi sembrano delle formiche di fuoco. Facciamo qualche riflessione. Questo film è uscito poco prima di A Bug's Life, come dicevo all'inizio, e è nata una discordia perché la Pixar accusava la DreamWorks di aver rubato l'idea di un film con le formiche. Questo forse però non è del tutto vero, dato che sembra che Jeffrey Katzenberg, uno dei fondatori della DreamWorks, avesse acquisito questa idea quando ancora lavorava in Disney e doveva ancora fuoriuscire per creare la DreamWorks. A Bug's Life è un film per bambini, ispirato ai Sette Samurai di Kurosawa, però resta un film d'animazione per bambini. Zeta la Formica si dice sia stato ispirato da Il Mondo Nuovo di Huxley, il romanzo distopico che parla di eugenetica e controllo mentale in una società futuristica. Quindi un film non esattamente per bambini, ma con diversi gradi di interpretazione. Comunque sia, Zeta la Formica rimane un film apprezzabile e da vedere se non l'avete ancora visto. Per questo gli darei un 7, nonostante ci sia Woody Allen. Non mi piace Woody Allen, si è capito? Per la parte entomologica ci sono delle cose da dire. Le formiche e anche gli altri insetti hanno 6 zampe ed è magnifico. La cosa però ha creato un effetto centauro sulle formiche, che sembrano avere un segmento in più, oltre ai 3 canonici. E la storia di una formica che vuole decidere che lavoro fare e cosa fare all'interno della colonia è interessante per accostarlo al romanzo distopico, dove le persone sono selezionate e controllate. Però dal punto di vista entomologico non ha nessun senso. Una formica non si è evoluta per essere un singolo che vuole decidere che cosa fare. E tra l'altro non gli viene neanche imposto il lavoro da fare, ma riesce a capire da sola di cosa c'è bisogno all'interno della colonia, comunicando con le altre compagne. Il resto è abbastanza corretto, però l'idea stessa del film cozza con l'entomologia, quindi mi tocca dare un insufficiente. E poi c'è Woody Allen. Spero di avervi dato qualche informazione in più su questo film, ringraziandovi e aspettandovi nei miei social che trovate sempre in descrizione, tra cui Telegram, l'unico modo per dare informazioni rapide e che vi arrivino sicuramente, a differenza di Facebook. Ricordate che la prossima volta vorrò annusarvi ancora più verdi.